Per il secondo anno consecutivo il premio Valentino Italian Excellence torna a Castellaneta. Stavolta non ci sono i nomi roboanti dell'edizione passata, Gabriel Garco, Peppe Fiorello, Massimo Ghini e Pippo Baudo, ma l'attesa davanti al Teatro Valentino si fa spasmodica lo stesso. A condurre la bellissima e bravissima Nathalie Caldonazzo, anche se qualcuno ha ancora le idee un po' confuse. Chi presenta stasera? Non lo so, lascia stare. Ma chi presenterà stasera? Il mio carissimo amico paesano Graziano Galate. Chi presenta questa sera? Chi presenta stasera? Carmen Russo. Ma chi presenta stasera? Non lo so, hanno detto Luca Barbareschi. Per fortuna che c'è il sindaco, anche se la sua affinità con le rime baciate resta da rivedere. Sa chi presenta stasera? Come no? La Caldonazzo. E con che fa rima Caldonazzo? Non mi viene niente in mente. Fuori sono tutti per i braccialetti rossi. I braccialetti rossi mi insegnano i veri valori dell'amicizia. Siamo qui per voi e per incontrarvi. Perché siete importanti. Io sono qui per realizzare il sogno di mia figlia di vedere l'interprete dei braccialetti rossi. Lei è qui per? Per le mie figlie. Verranno premiate stasera? No, loro entreranno a vedere i braccialetti rossi. Che alla fine arrivano come veri divi di Hollywood. Oh, ma sei proprio una star. Così fa. Non ci credo. È meraviglioso. Noi abbiamo visto tutti i braccialetti rossi e sappiamo che avete questa costante, questo motto che vi accompagna un po' per farvi forza, no? Che è... Watank. Anche noi qui a Castellaneta ne abbiamo uno che di per sé non significa niente, ma lo usiamo per farci coraggio ed è Gnesa. Ah, Gnesa? Possiamo farlo insieme come al mio no? Tre? Uno, due, tre, Gnesa! Sei scappato come una star. No, non so scappare. Ma con gli occhiali, sta piovendo, è sera, c'avevi gli occhiali. Sì, non è che tante volte c'è già le cataratte. No, non c'ho cataratte, mi piace portare gli occhiali. Ma come fa un ragazzo come te a essersi già montato la testa? Ma va, che sei a dire? Signora, questa... Ciao amore mio, amore. Io sono il presidente della fondazione, lo sai? No, non lo sapevo. Ecco, e lei è l'assessore alla cultura. Un altro bacio. Lei è l'assessore alla cultura. E sono deficiente qualunque. Dopo. Questa storia dei braccialetti rossi mi ha fatto quasi dimenticare l'esistenza di un'attrice di caratura mondiale come Giuliana Lojodice. E qui per? Il premio Rodolfo Valentino. Allora, lo ritira lei? Lo ritiro io, sono una grande attrice, lavoro da 60 anni, mi dispiace che lei non lo sappia, comunque ho lavorato anche con Marcello Mastroianni che ha fatto Ciao Rudy. Brutta gaffa la mia, ma provo subito a rimediare fermando nuovi premiati. Salve, benvenuto. Benvenuto. Lei è un premiato? No, sono solo uno spettatore. Chiedo scusa. Ha un nome? Leo. Leo Caragnano. Lei ama la musica? Certamente. Traspare? Certamente. Giuseppe Valcolmano. Parente di Albano? No, non sono parente di Albano. Perché Albano quello è Carrisi il cognome, a me Albano è il cognome. Però è italiano. Certo, di Bernarda. Perché qui? Perché ricevo un premio come New Generation. Ottimo. In altre parole? Non lo so perché, sì, mi hanno invitato. Cosa pensa di Rodolfo Valentino? Che era omosessuale, diciamo. No, non lo posso dire. Arriva Mastrangelo, poi Solfrizzi e l'atmosfera si accende. Ma ai tempi di Piero Scamarcio e Totti e Tata, se qualcuno le avesse detto fra qualche anno ritirerai un premio su Rodolfo Valentino, lei cosa gli avrebbe risposto? Che non ci avrei mai creduto, capito? Anche perché quello Rodolfo Valentino è un mito, un eroe del cinema muto. È un eroe del cinema muto, il che vuol dire che poteva essere anche un invito per quanto mi riguarda a stare zitto. E poi Sebastiano Somma, che fresco di lampada e tinta, manda i saluti a mia madre. Mamma, saluta la mamma. Mandagli un bel messaggio. Mamma, gliel'ho detto adesso. Io sto per Carmen Russo, però ha detto mamma, quando vai? Un problema mio allora, io mi gestisco la mamma e tu ti gestisci Carmen Russo. Un bacio alla mamma, va bene? Prego. Auguri, grazie. Buonasera a tutti. Ma non sono certo il solo ad aspettare con ansia Carmen Russo. C'è chi, tirato a lucido, è da tempo in trepidante attesa. Vedi come mi sono vestito stasera? Sei impeccabile. Naturalmente, mi raccomando, conservalo sto vestito, lo userai alla tua prima comunione.
La prima comunione l'ho già fatta 62 anni fa. Tu avrai sicuramente visto tutti i film di Carmen Russo. Sì, per la sua bontà li ho visti. Direbbe Di Pietro, che ci azzecca con Rodolfo Valentino? Non ci azzecca proprio niente, a dire la verità. Ma non tutti la pensano così. Una domanda a brucia pelo, ma secondo te con Rodolfo Valentino Carmen Russo che c'entra? Non c'entra niente. E perché, amore, me l'hanno fatta venire stasera? Perché ha un marito ballerino, simpatico, bello, ma poi anche lei è Carmen Russo. Ma lo sai che c'aveva le emorroidi il marito, andò all'isola di... È un riconoscimento un po' postumo, forse non è adesso al massimo della notorietà, però tutti quanti la conosciamo, l'abbiamo apprezzata, a cominciare dal famoso Drive-In. Come sono stati scelti gli ospiti di questa sera? Beh, sono stati scelti per la loro professionalità, per la loro storia artistica. No, Carmen Russo non l'ho scelta io, è una simpatica persona, ma non è stata una mia particolare scelta. Mi fa una domanda che non capisco, perché non sono, è una bravissima professionista, non dico questo, però non è il mio settore. Credo che sia stato scelto, non so da chi, credo dal sindaco, non lo so, francamente mi chiedete una cosa che... Non ci azzecca niente. È arrivata, andiamola a salutare insieme. Andiamola. Buonasera, siamo Carmen Russo, lui è l'assessore al turismo di Castellaniva. Buonasera, piacere. Buonasera. Piacere di averla a Castellaneta con noi, è un onore senza dubbio, anche per il suo trascorso. Le chiedo un bacio, perché io ho visto tutti i suoi film, quindi io sono onorato. Che cosa c'entra Carmen Russo con Rodolfo Valentino? E come, che cosa c'entra? Cioè, Rodolfo Valentino è diventato famoso quando andò in America per la danza, e io anche, e io devo la mia carriera principalmente alla danza. Alla danza, senza dubbio, a cos'altro se no? Però che bocce Carmen Russo, No, prima era uno potentissimo. Con Carmen in teatro c'è l'inseparabile chioma bionda alla Pavel Nedved di Enzo Paolo Turchi, che subito ci rassicura sulla risoluzione dei suoi vecchi fastidi. Ma poi l'ha risolto quel problema? Subito l'ho risolto. Con il famoso metodo? Sì, poi il metodo lungo che oggi nel mondo, che poi pensa, il chirurgo che è famoso nel mondo è diventato il padrino di Maria. Non mi sembra il caso di affondare il dito nella piaga, meglio salutare Barbareschi e dargli il nostro benvenuto nella città di Valentino. Stasera in quale veste è venuto? Perché sappiamo che Luca Barbareschi è multitasking, no? Politico, attore. Politica è finita, non faccio più politica da anni. Vabbè, però la pensione la prende. Eh? La pensione, dico, la prende. Ma è un'intervista per questo premio? Sì. Allora, non prendo la pensione, non faccio politica, mi occupo di spettacolo, se vuole parliamo di spettacolo, se no non parliamo di nient'altro. È una domanda sciocca e polemica. Quanto resterà qui a Castellaneta? Stasera, arrivederci. Lo spettacolo va in scena che è un piacere e alla fine gli ospiti salutano e vanno via. Senti, c'è il fatto che voi venite a cena con noi stasera? C'è. Fuori invece restano gli ultimi irriducibili, a loro il nostro consiglio finale. Signor, sei rimasta come la zitta di Ceglie? Sì, perché mia figlia aspettava il famoso Carmine, quello che fa la parte di Leo, no? Il protagonista. E quindi stiamo qui aspettando i nostri... Mi sa che non sono venuti. Pazienza, rimarrà delusa mia figlia più che altro. Signor, vuoi un consiglio? Vai a scongelare due fettine e svoltala così la sera. Infatti.